Come nasce questa sua candidatura con la Lega? Nasce perché io sono vicina ai territori, la Lega è fondamentale per essere vicina ai territori, per difendere le identità culturali, le identità del Sud che non sono state negli anni mai difese. Tutti sento insomma alcune persone che dicono perché la Lega insomma è presente soprattutto al Nord, la Lega deve essere presente anche al Sud, deve difendere le proprie identità culturali e dobbiamo dimenticare che negli ultimi 50 anni siamo stati governati malissimo, il risultato è questo e dobbiamo ovviamente cambiare registro. Noi oggi siamo stati al carcere penitenziario di Secondigliano. La cosa importante è capire le realtà che sono presenti sul territorio. Hanno bisogno di uomini, hanno bisogno di mezzi, insomma le guardie penitenziarie hanno bisogno di essere tutelate nel loro lavoro, invece spesso si ritrovano con uno Stato che invece di tutelarli li schiaccia nel loro lavoro e soprattutto non si rende conto della difficoltà. Ci sono stati 10 suicidi negli ultimi 6 mesi, le guardie penitenziarie hanno bisogno di questo aiuto e questo deve essere il raccordo sul territorio. Rispetto agli altri temi, no? Insomma, se la nuova regione quale dovrà essere proprio il primo impegno secondo lei? Ma io credo che il primo impegno debba essere quello delle infrastrutture. Noi abbiamo dei fondi regionali che sono stati tra l'altro non utilizzati dal Presidente Luca. Il Presidente ha fatto in modo da, attraverso il Covid, ha fatto dimenticare quelli che sono stati grandi danni dal non utilizzo dei fondi europei. Quindi noi ci ritroviamo in questo momento allo stremo. Le opere pubbliche sono tutte ferme, non verranno finite, le vediamo tutti i giorni i cantieri fermi. Dobbiamo ricominciare a lavorare sui territori con i cantieri e le infrastrutture e soprattutto utilizzare tutti i fondi europei, perché il nostro aspetto è questo: noi paghiamo tanto all'Europa ma poi non utilizziamo assolutamente niente. A questo punto non ha motivo di esserci in Europa.